Feedback Different, siamo qui con la nostra recensione di questo aspirapolvere. Questo aspirapolvere è l'ultimo dell'azienda coreana LG, si chiama LG Cord Zero. Cosa significa? Ovviamente che non ha nessun filo. Un aspirapolvere molto bello, molto versatile, che adesso andiamo a scoprire nel dettaglio. Allora, per quanto riguarda le caratteristiche principali e soprattutto il corpo principale, abbiamo questo corpo qua che è il principale, con un motore, come possiamo vedere, che è garantito per ben 10 anni. Cosa significa? Significa che per 10 anni qualsiasi difetto abbia il motore, LG ce lo ripara gratuitamente, ovviamente difetti di fabbrica, logico, non dovuti a cadute accidentali di questo aspirapolvere qua. LG Cord Zero è un'innovazione per quanto riguarda soprattutto la portabilità del dispositivo. Possiamo appoggiargli, oltre che l'aspirapolvere stesso, possiamo appoggiargli anche l'altra batteria. Una batteria è già dentro, hanno un'autonomia di 60 minuti alla velocità normale, ha una velocità con un'altra spazzola, magari quella imbottita per il parquet dura 40 minuti, e poi usando il turbo durano tutte e due, con tutte e due le spazzole modalità turbo 20 minuti, quindi abbiamo sempre un'ottima autonomia anche col turbo. Per quanto riguarda poi la pulizia è semplicissima, perché basta tirare questa levetta, si aprirà il vano sotto a modi secchiello e si scaricherà direttamente. LG ha scelto di tenerlo in verticale perché così andiamo sul cestino dei rifiuti, si apre lo sportellino e scende dritto per dritto. Ma cos'è questo pulsante rosso? Questo pulsante rosso si chiama compresso, perché quando abbiamo della polvere o dello sporco che va intorno al filtro in metallo principale, noi basta che lo premiamo e vedete che viene giù questa guaina in gomma che va a pulire il filtro principale. Molto comodo anche in fase di svuotamento, perché quando lo svuotiamo, che magari abbiamo un po' di polvere, in questo caso l'ho già tirata giù come avete visto, attorcigliata al filtro principale, schiacciando va a finire giù e quindi esce in automatico. La capienza, come potete vedere, qua è la linea massima, quindi ottima capienza per quanto riguarda lo sporco. Il filtraggio ottimo, perché abbiamo 5 stadi di filtraggio. Abbiamo filtri EPA, ovviamente, filtri EPA che filtrano, questo qua è il filtro EPA in un materiale resistente all'acqua, perché posso lavarlo, sia questo che il filtro principale in metallo, quindi decisamente ottimo. Semplicissimo, come avete visto, anche a toglierlo e a rimetterlo, basta inserirlo, trovare, c'è una tacchettina qua dietro, chiudo e una volta avvitato lui si blocca. Ovviamente c'è il sistema per avvitarlo al meglio. Bene, abbiamo chiuso LG Cord Zero. Che accessori ha? Ha tanti accessori. Allora, partiamo con ovviamente la spazzola principale, che è questa, vedete un po' di polvere perché ho passato adesso lo sporco, questa con delle setole in miste a setole normali con quelle in fibra di carbonio molto delicate, quindi possiamo andare anche sui tappeti. Per quanto riguarda poi la cosa principale bella che ho apprezzato in questo aspirapolvere è il tubo principale, perché si allunga in quattro diverse lunghezze, chiedo scusa. Quindi molta praticità per chi magari è più alto, lo può regolare in altezza comodo tramite questo interruttore, diciamo, questa levetta che va proprio a sbloccare il tubo telescopico. Tubo telescopico e motore principale a cui possiamo applicare tantissimi accessori che troviamo nella scatola. Gli accessori classici, che adesso vado a prenderli qui dalla piantana, e la piantana ne permette di appenderne due, come solito che sia. Questo che è il classico tubicino per gli angoli, soprattutto per le automobili, i divani e via discorrendo. Questa con la spazzola
che quando premuta fuori esce, se non ci serve la spazzolina, aspiriamo normalmente con questo. Poi abbiamo la mini turbo spazzola che possiamo utilizzare per divani, materassi interni d'auto con delle setole in gomma. La praticità di queste setole in gomma cosa significa? Significa che non andiamo a rovinare la superficie che andiamo a trattare. E come vedete si piega in base all'utilizzo che ne facciamo, quindi un'aderenza perfetta. Io mi sono trovato molto, molto bene. Per quanto riguarda gli altri accessori, abbiamo anche un tubo flessibile che ci permette di far piegare l'aspirapolvere oppure andare a pulire sopra i mobili o le mensole. Qui abbiamo un accessorio interessantissimo, ovvero la spazzola che va a lavare i pavimenti. Come funziona? Come vedete qua c'è un tasto push, grazie al quale io quando premo mi viene via la parte superiore. Nella parte superiore, come vedete, c'è qualche goccina d'acqua, non so se si intravede dal video, perché l'ho utilizzato da poco per pulire per terra. Qui inseriamo l'acqua tramite i gommini per far entrare l'acqua. Una volta inserita l'acqua, la chiudiamo semplicemente con un semplice click. Qua sotto vedete questi due dischi, hanno del velcro, sono due dischi motorizzati che ovviamente andranno ad attivarsi quando li utilizzeremo. Perché il velcro? Perché abbiamo questi dischi qua in tessuto, pratici da lavare ma soprattutto da utilizzare. Perché li passiamo sotto l'acqua, sotto il rubinetto, li strizziamo, li applichiamo sopra. Consiglio mio personale, io ho fatto così, almeno poi ognuno fa come gli pare. Una volta applicati, oppure anche prima, forse anche meglio prima di applicarli, oltre che una volta passati sotto l'acqua, metterli un po' di lisoform in modo tale che si disinfetta la superficie. Va da sé che quando sono un po' sporchi li vado a sciacquare sotto il rubinetto, stessa cosa, gli metto su un po' di lisoform. Questa spazzola appunto ci permette di lavare per terra tranquillamente senza nessun problema. Quindi versatilità di questa aspirapolvere ci permette di andare a anche a lavare le varie superfici, parquet, mago, ma anche pavimento normale. Io ho provato sul mio pavimento classico, basilare, normale, e va benissimo. Ovvio che non va sui tappeti, logico, perché sennò qui andiamo a incastrare un po' il tutto. La spazzola principale va tranquillamente sui tappeti senza nessun problema. Per quanto riguarda la parte motore, allora abbiamo questo tasto che è il tasto di accensione e spegnimento, il tasto più e meno per regolare la potenza. Sul tasto meno, se lo teniamo premuto per 3 secondi, si attiverà la connessione wireless grazie all'applicazione Smart ThinQ di LG, che preventivamente scaricata sul nostro dispositivo, telefono cellulare oppure tablet, possiamo monitorare lo stato del filtro e dei filtri. Cosa significa? Significa che sarà l'applicazione a permetterci di a ricordarci di cambiare i filtri qualora necessario. Cosa significa? Maggior durata dell'aspirapolvere e soprattutto mantenere sempre le stesse performance. Potenza d'aspirazione 200 watt, quindi ottima direi. Ovviamente così la velocità normale, ora aumento. E diminuisco. Rumorosità, come vedete, poca rumorosità, un leggero fischio, però vedete che non è eccessivo. Col turbo ovviamente è un po' più rumoroso. Allora, il peso totale, quando anche la spazzola principale col tubo è montato, siamo sui 2,7 kg. Allora, tanti diranno, sì, ma è pesante. Ok, è pesante, ma fino a un certo punto, perché? Allora, se devo pulire, non so, il divano così, scarico il peso, ovviamente. Se devo pulire in alto e sui mobili, allora posso concordare che un pochettino è pesante, bisogna alternarsi un attimino le mani. Però
per pulire per terra, io lascio, scarico il peso per terra e va lui, anche perché non devo tenere premuto nessun pulsante. Io una volta che accendo l'aspirapolvere va, come vedete, senza dover tenere premuto nessun pulsante, quindi decisamente ottima come cosa. La stazione di ricarica è questa, ovviamente è smontabile, nel senso che possiamo o applicare la principale, solo questa, al muro, quindi appendendola al muro o in un angolo, oppure mettendola in orizzontale, oppure, come ho fatto io, per praticità, con la sua piantana molto molto stabile che ci permette di spostarla dove vogliamo. Dietro cos'è che abbiamo? Abbiamo ovviamente l'ingresso per la corrente e soprattutto su... Vedete qua, sulla piantana qua, abbiamo questi gommini, non so se si vedono, che ci permettono di infilare il cavo di alimentazione e non avere un aggroviglio di fili dietro di esso. È molto stabile, quindi sta su tranquillamente, senza nessun problema, quindi non tende a cadere, anche perché la piantana è bella, bella, bella solida e anche pesantina, perché presumo che ci sia dentro una lastra di ferro qua. E la piantana ovviamente è un po' pesantina, appunto per andare ad ovviare ad eventuali capottamenti, ecco, che non avvengono, ve lo assicuro che non avvengono, anche perché la mia gatta si è divertita più volte a provare a saltarsi sopra, ma non ce l'ha fatta a farla capovolgere, quindi per dire, molto stabile. Allora, LG Cord Zero, vi ricordo che è in anteprima, quindi abbiamo avuto l'onore di recensirlo in anteprima, uscirà il 20 di maggio nei negozi, quindi non sappiamo ancora il prezzo, presumo, ma è una mia presunzione personale, che avrà un prezzo in linea con i diretti competitor, i vari Dyson e Samsung, quindi siamo su quelle cifre lì, però vedremo. Ovviamente penso che LG farà un'offerta bomba lancio per questo aspirapolvere qua. Attenzione, non ho detto questo degli allergeni perché l'ho voluto lasciare per ultimo. Questo aspirapolvere filtra la polvere a 5 strati, quindi tanta roba, e filtra anche le particelle più sottili, quelle da 0,5 micron, quindi anche gli allergeni. Per chi è allergico sa benissimo di cosa parlo. Non abbiamo l'aria che esce qua sopra, non abbiamo nessun residuo di allergeni, quindi nessun problema, ottimo, ottimo, ottimo. Come ottimo anche, non so se l'avete visto, l'indicatore della batteria che adesso lampeggia perché si sta scaricando. Cosa significa? Significa che anche qui abbiamo il LED che ci indica la carica residua della batteria. Quando è a due tacche siamo quasi a metà, quando una tacca si sta per scaricare, quando lampeggia come in questo caso, vuol dire che devo ricaricarlo. Non c'è nessun problema perché devo ricaricarlo, non è vero, perché grazie alle due batterie in dotazione, ne tolgo una, prendo l'altra che, essendo inserita nella station, si è già ricaricata. Dunque, io carico due batterie in contemporanea, decisamente ottima come soluzione da parte del genio. Andiamo ad accenderla e abbiamo la batteria piena. Decisamente ottimo. Bene, io termino questa recensione dicendo che anche per la pulizia delle spazzole sono a scorrimento con un classico pulsante push. Bene, io concludo questa recensione, mi sembra di avervi spiegato tutto. Se avete delle domande ovviamente chiedete pure, per quanto riguarda la pulizia delle spazzole è semplicissimo, c'è un pulsante push sui lati di qualsiasi spazzola che ci permette di sfilarla tranquillamente, quindi non devo andare a prendere nessun cacciavite né nulla. Io mi sono trovato molto molto bene con questo gioiellino, devo dire, decisamente ottimo, versatile, potente, con un'autonomia diciamo eccezionale di 120 minuti, con le velocità che vi ho detto in precedenza, velocità normale, con il turbo siamo intorno ai
20 minuti e con una velocità, diciamo, con, dipende con l'altra spazio, ma quella imbottita per il parquet o superfici più delicate, siamo intorno ai 40 minuti di autonomia. 40 minuti di autonomia ce li abbiamo anche con il lavaggio, ve lo ricordo, quindi dobbiamo fare questi calcoli qua, però fino a un certo punto, perché 40 minuti con una batteria, avendole già tutte e due cariche, il problema poi non sussiste. Bene, vi ringrazio come al solito della cortese attenzione, vi rimando ovviamente alla nostra recensione scritta, dove trovate delle foto più dettagliate e esplicative di questo LG Cord Zero, e vi rimando ovviamente al nostro canale YouTube. Se non l'avete ancora fatto, cliccate sul pulsantino iscriviti. Grazie mille ancora per l'attenzione, un saluto a tutti, ciao!